Io ti capisco, Masha. Ma smettila! La prima edizione di Vallo Città della Musica è terminata. Questa esperienza, ribadiscono gli amministratori cittadini, ci ha dato la possibilità di immergerci ad agosto nella grande musica con Maria Gressa e ad ottobre nel grande teatro, accompagnato dalla musica eseguita dai nostri ragazzi. L'ultimo appuntamento ha visto infatti domenica sera e lunedì mattina la messa in scena presso il teatro Auditorium Leo de Bernardinis dello spettacolo teatrale Le Tre Sorelle. Siamo molto liete. Come sono contento. Tre sorelle dunque. Io ricordo tre bambine. I vostri visi non li ricordo. Ma che vostro padre avesse tre bimbette, questo sì. Lo ricordo alla perfezione. L'ho visto con questi stessi occhi. Come passa il tempo a me. Come passa il tempo. Siete di Mosca? Sì. Il vostro defunto padre era comandante di batteria. E io ero ufficiale nella sua stessa brigata. Il vostro viso. Mi pare di ricordarlo un pochino. Io invece il vostro proprio no. Olga! Olga! Olga, vieni qui! Lo sai che il colonnello Yersin è di Mosca? Il pubblico ha assistito ad una performance teatrale degna dei migliori teatri, grazie alla compagnia Teatri di Napoli, al regista Lello Serao, alla produttrice Elenia De Falco. Grazie, ribadiscono gli amministratori, per averci fatto vivere il teatro e l'arte della recitazione. Un ringraziamento doveroso al professore Semeraro del liceo musicale Parmende di Vallo, al dirigente scolastico Massanova, agli allievi e alle allieve del Conservatorio di Salerno, sezione distaccata di Vallo della Lucania. Da ultimo un grosso ringraziamento va alla SCABEC e alla Regione Campania, nella persona dell'assessore Corrado Matera, per aver creduto nel progetto Vallo Città della Musica. Amico, andiamo, si fa il flat, dai. Il conino non lo faccio pensare, noi questa musica è orribile, sacco, no?